Un omaggio inaspettato a un simbolo del calcio italiano e mondiale scomparso troppo presto, come Paolo Rossi, è quello realizzato da Franco Tesse nel suo negozio da parrucchiere per donna in via Firenze ad Andria. Ieri solo ed esclusivamente tempio delle memorie della Fidelis, oggi anche custodia di ritagli di giornale, libri e titoli dedicati a Pablito. È proprio il momento di fare questo ricordo a Paolo Rossi, che era una, un grande giocatore, una brava persona. Poi è la mia passione, io ogni tanto queste cose le faccio. Abbiamo parlato molto di Maradona, questo periodo ci voleva anche un ricordo per Paolo Rossi. Eroe mondiale del 1982, ma anche icona di un calcio lontano nei valori e negli interpreti che a tutti evoca una nazionale da sogno. Oggi Paolo Rossi è ricordato così in vetrina. Per me ha rappresentato tutto perché io sono proprio nato. Col calcio. Io da piccolo andavo a scuola e portavo figurine e tanti. Figuriamoci poi vincere un mondiale negli anni Ottanta che c'era il grande Brasile di Zico, Falcao. E noi avevamo una squadra che non partì favorita. Dall'azzurro dell'Italia al bianco azzurro della Fidelis, la sala di Tesse è stata negli anni punto di incontro dei calciatori che hanno intrapreso con lui un rapporto di fiducia e amicizia che prosegue ancora negli anni. Con Ripa, con Petrachi. 40 abita qui di fronte adesso che sta ad andare di nuovo con tutti qua, non con Luceri e eh, tutti, tutti, tutti l'altro giorno mi sono sentito con Rumignani eh, un mesetto fa eh, mi trovavo ad Ostuni che io mi piace girare i mercatini del collezionismo e mi venne a trovare Vittorio Insanguine la Fidelis resta nel cuore e negli archivi spropositati quelli di Franco che oggi segue l'Andrea da lontano per gli effetti della pandemia e ne ha anche per l'attuale allenatore Gigi Panarelli. L'allenatore Panarelli l'ho cresciuto io nel mio negozio. Un grande giocatore e un gran bel ragazzo. Difatti fatti Rumignani una volta mi chiese, un... mi fece una domanda, disse Franco ma Panarelli come lo vedi? C'è mister disse mister questo è un, un, un gran bel giocatore perché ha giocato nel Napoli, nel Torino, nel Taranto, insomma la carriera e nella Fiorentina pure. E, disse mister questo è un grande bel giocatore, ma è pure un bel ragazzo, gli di fa dispoffare pur l'attore Memoria e sentimento, due fattori che si incrociano come quando c'è da declinare gli undici della Fidelis in particolare quelli rimasti nel cuore Quando vincevamo il campionato con Mario Russo allenatore imparato eh, Luciri, e, eh, Ma, Luciri e Mazzoli, 40, Ripa, Monari, Petrachi, Capellacci, Insanguine, Mastini, Tavoglieri